Ciao a tutti, amici di Inside Two Games, siamo ritornati su Battlefield V, cioè Victory 5, chiamatelo come volete, in compagnia di mio fratello. Raga, io vi dico già subito che il gameplay è un po' più lungo del solito, perché ho già registrato altri episodi. Però diciamo che non mi piacevano come qualità, ecco, quindi più o meno già so la durata e vi posso dire intorno ai 15 minuti circa, raga. Poi se è minore ben venga, però purtroppo non è COD, raga, qui, ecco qui, è subito. È uno fuori. Scusa che parlo. No, raga. Un attimo che mi devo concentrare. Ok, questo abbiamo fatto fuori. Ah, mi ha sparato quell'altro, vabbè. E vi stavo dicendo, raga, purtroppo, cioè purtroppo, che poi è anche un bene, non è COD, raga, che in 5 minuti, 7 minuti si finisce una partita, un round. Qui, raga, si perdono 10 minuti soltanto per arrivare più o meno a un po' superato la metà del punteggio. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi e ragazze, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella, condividete il video sui vostri social, seguitemi su Instagram e lasciate un bel pollicione all'insù. Ve lo dico già ora. Vabbè, cecchino. Vabbè. Poi raga, non ho capito questo. Non so, fatemi sapere se anche voi ci giocate a Battlefield. Cioè, se quello era un cecchino, perché dopo che mi ha cecchinato, mi ha sparato, è sbucata fuori l'arma del mitra, cioè l'icona del mitra, vabbè. Andiamo subito qui e voglio. Allora, raga, no, dietro no. Poi detto così, raga, cioè dietro no. Vabbè. Vabbè. E qui, raga, non ci aspettiamo di fare tantissime kill o di morire poche volte. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Allora, qui dovrebbe esserci qualcuno. Beh, non si rompa la finestra. No, vabbè. Andiamo subito di cattiveria, raga. Perché Battlefield è così, raga. Lasciatemi 2 minuti esprimere il mio giudizio, soprattutto dopo che ho il gioco versione finale. E il gioco non è datato, come si poteva pensare all'inizio. Rispetto ad un COD, nemmeno sto qui a dirlo, è molto più realistico, non è arcade come COD. Qui ce n'è uno. Vabbè, no, vabbè, raga. E vi stavo dicendo, raga, poi dopo mi concentro meglio. Non è COD, e quindi come grafica è molto molto più superiore ad un COD. Quindi come grafica, raga, è molto più superiore a COD. Però come gameplay anche è superiore a COD, però poi dipende dal vostro stile di gioco. Cioè, se siete degli amanti dei giochi più verso l'arcade, allora COD fa proprio per voi, in quanto già i movimenti per saltare o cose così sono già un po' più facilitati. Mentre invece se volete, guardate quello dove camperava, raga. Se invece volete un gioco più verso la realtà, diciamo verso la simulazione con un gameplay più verosimile alla realtà, allora raga vi consiglio fortemente Battlefield, anche perché come ho detto come grafica non sto nemmeno qui a dirlo, potete vedere voi, io sto registrando in 4K ma voi vedete upscalato a 1080, comunque gioco in 4K a 60 fps, raga, è davvero tanta tanta roba. Adesso concentriamoci un po' sul gameplay, raga. Io parlo quel poco, cioè quel giusto. E poi io, raga, fatemi sapere voi sotto nei commenti, prima di tutto, se ci giocate. Ovviamente penso che molti e molti di voi mi diranno che preferiscono COD, è normale, ma non perché magari siete meno bravi o più bravi. Il fatto è che COD attira proprio di più. Ecco, là, vabbè, mio fratello là in mezzo. Lo vado a salvare, lo salvo io, Frank! Lo salvo io, Frank! Abbiamo fatto la fine, vabbè. E niente, raga, vi stavo dicendo, non che siete meno bravi magari su Battlefield, quindi è proprio lo stile di gioco che cambia, perché mentre come ho detto, COD ha uno stile molto più arcade, Battlefield è più verso il verosimile.
Quindi vabbè, immagino che molti, molti di voi mi diranno che preferiscono COD. Comunque, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti. E niente, ragazzi, adesso concentriamoci un po' sul gameplay, che ci siamo persi un po' in chiacchiere. Allora, ragazzi, come ho il timer, figuriamoci, sono già 5 minuti e siamo ancora nemmeno la metà. Quindi, spero che guardiate tutto il video, perché ne vale la pena, raga. Allora, giochiamocela un po' più stealth. Salto. Allora, fammi salire, fammi vedere un attimo se riesco a salire sopra qua. Ok. Vai. E il camperone voleva spararmi da sotto. Vai. Venite qui. Venite in cun. Si era anche abbassato il bambino lì. Si era anche abbassato. Venite incontro alla vostra morte. Manco a dirlo. Vabbè. Vabbè, andiamo a spawnare. No. Chi è questo? Mio fratello che mi sta salvando? Non lo so. Non lo so, raga. Vedo solo caos. Allora, mamma mia raga, quante persone, quante persone. Mamma mia raga. C'è quello il cecchino lì, se qui avevo il cecchino anche io l'avevo già fatto fuori, raga. Allora. Via, l'ho fatto fuori? Grande. No. Sempre che mi sbucano da dietro, raga, cioè è una cosa, guarda, non lo so. Mi sbucano sempre da dietro. Mi ha salvato di nuovo, non penso che sia mio fratello perché è tipo il medico che mi ha salvato. Raga, non sto capendo. Cioè, vabbè, meglio così, così respawno in una zona un po' più tranquilla, va? Ah, eccoci qua nel palazzo, cioè ero nel palazzo, vediamo un po'. No, raga, qui mi sono confuso, perché siccome le tute, cioè gli indumenti sono più o meno quasi gli stessi, se non proprio quasi identici, cambia il colore. Attenzione, via. Mi sono confuso prima, pensavo che era un amico. Vabbè, medikit preso. Ricarichiamo raga sta situazione, non la, mamma mia raga, fatto fuori uno, ho fatto fuori anche il secondo se non sbaglio. Salvami Frank. Niente, vabbè, voglio hashtag salvami Frank sotto di, non so perché Frank, oppure salvami inside, fate voi. Anzi raga, vai così. Voglio l'hashtag di Venside, mi raccomando. Niente. E poi raga, io non so se volete vedere più Battlefield o più COD. Questa è anche un'altra cosa che mi dovete far sapere sotto nei commenti. Niente raga, ho fregato la kill a questo proprio spawnandoli. Via. Non lo so raga, io sto sparando come non so cosa. Ho zero granate, perfetto, allora mi alzo. Eccolo qua davanti, mio fratello, se non mi sbaglio. Allora, vediamo se riesco a prendere qualcuno da qua. Dai, dai, dove siete? Dai, lo so, mio fratello è questo qua, il pallino verde sulla destra. Ecco qua questo. Vediamo un po' se riusciamo a. Ce n'è un, ci dice. La mappa ci dice due qui, ma. Ehi! Non ci sono. Vabbè. Vabbè, saliamo su allora. Cioè, a questo punto. Che dobbiamo fare? Anzi, no, non è quello là. Eccolo lì, raga, eccolo lì. Anzi, ne erano due. Uno fatto. Passo. Vai.
Allora, vediamo se qua. Non lo so, raga, io. Non mi trovo spesato assolutamente, però. Da dove è partito sto colpo? Ma guardate che camperone, raga. Ma gente così io non li classifico nemmeno. Non li classifico nemmeno videogiocatori, raga. Perché. Cioè, non puoi metterti in quel punto. Dove sei proprio praticamente nascosto e non mi dite che tattica, perché raga, non è Rainbow Six dove devi sopravvivere, devi fare una cosa veramente stealth. Cioè, vabbè. Ed era ancora lì, raga. Il BM era ancora lì, raga. Ed era ancora lì, cioè, vabbè. Allora, scendiamo qua. Guardate, raga, dov'era, io per farvi vedere. Guardate dov'era. Cioè, ma che BM sei? E non è Rainbow Six che devi usare la strategia, come ho detto. Cioè, qua devi andare avanti e uccidere gli altri. Cioè, non è un gioco complicato. Rainbow Six invece, raga, vabbè. Poi ritornerà anche Rainbow Six. Ritorneranno le facecam. Non vi preoccupate, raga, ho tanti progetti per il 2019. Ok raga, qui prevedo che questo palazzo diventa tipo la linea di confine per gli altri, perché loro spawnano dall'altra parte, noi spawniamo di qua. Ok. Non lo so raga, io sto sparando, vai, cambia. No, mio fratello là, no. Non lo so se è ammazzato uno o no. Comunque. Perché gli sta sparando di qua? Eccolo lì! Vabbè raga, io. Cioè, per me, nonostante tutto COD sia più arcade, comunque per me, per il mio stile di gioco, è più divertente. È più divertente Battlefield. Se preso in una certa maniera. Meno male raga che sono tipo supporto se non mi sbaglio e ho tipo le munizioni quasi infinite perché come si scaricano premo la freccetta a sinistra sul joystick. Ho fatto un. Raga non so quanti headshot sto facendo qui, eh. Voglio il conteggio alla fine degli headshot. Ok. Mamma mia raga, io sto un attimo in silenzio anche per concentrarmi, eh. Non è perché non sto parlando raga. Come sempre vi ricordo che non faccio tagli assolutamente al gameplay, proprio per farvi vedere effettivamente il gioco. Non che taglio tutte le parti e vi lascio solo gli highlights delle uccisioni che faccio. Guardate quello! Raga, quello è un pazzo a mettersi davanti. È davvero un pazzo, raga. Ma guardate qui, io sto sparando, raga, nel fumo. Cioè, io sto sparando nel fumo. Lo so, qui, raga, stavo sbagliando perché. Meno male che. Lì raga ho sbagliato perché l'ho ammazzato quello, però ho sbagliato perché in quei casi è meglio togliere la mira, perché sennò avete visto il movimento molto più goffo. Ma sì, respawniamo qui. Cioè, raga, ma che è? Cioè, no, raga, davvero, non. Adesso non sto capendo la piega del round qui. Ma che ne mancano solo 23. Uno. Mio fratello l'hanno abbattuto, ma vabbè, io poi lancio la granata lì. Mi dispiace per mio fratello, ma non riesco a salvarlo da lì. Allora, ricarico, vediamo se riesco a prendere questo. Sì. Vabbè raga, ho usato l'altro come esca, ma. Cioè. Allora. Ricapitoliamo il match. Cioè, vediamo un po' di. Vai, bravo, mio fratello almeno ha ammazzato quello. Tento. Vabbè raga, si mettono davanti, ma vabbè. No raga, peccato per. È ancora lì? Ok,
Bravo, non ti muovere. Peccato, raga, per le munizioni, cioè per il caricatore un po' corto. Vai. Lo so, non ti sparo quando alle spalle, ma che devo fare? Lanciare le munizioni senza volerlo quello. Grande che mi lancia i medikit, grande, grande, grande squadra. Guardate lì, guardatelo quello, guardatelo com'era carino lui. Grande, sì, lanciami tutti i medikit che hai, vai. Mancano 9, raga. 9 e abbiamo vinto. Il fucile pieno di sangue. Vabbè. Vai. Mi ha ammazzato anche un altro. Vabbè, raga, ne mancano 4. Io quasi quasi adesso continuo questa tattica. Fatemi sapere se anche voi fate queste strategie qua. Vabbè, raga, vengono tutti quanti da qua. Io posso. Mi manca uno. Dai, dai, vittoria, dai. No, raga, potevo fare io l'ultima uccisione, vabbè. Bene, raga, per questo video è davvero tutto. Io vi ringrazio sempre per il supporto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella, condividete il video sui vostri social, seguitemi su Instagram, vi lascio tutti i link in descrizione, link in description. E vi ringrazio sempre di cuore per il supporto. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace di più COD o Battlefield. E soprattutto se volete vedere altri match su Battlefield. Magari proviamo anche altre modalità, anche quelle lì con i carri armati, gli aerei e altre cose del genere. E io come sempre vi invito anche a lasciare un bel pollicino all'insù, raggiungiamo i 100 like o 150, io vi ringrazio di cuore, alla prossima, ciao da Inside2Games.